Ciao a tutti e bentornati su This War of Mine, l'ennesimo episodio di questa infinita serie. Stiamo iniziando il 38° giorno e siamo vittime della depressione più dilagante. Allora, Zlatan è andata a cercare provviste e ha riportato delle cose interessanti. Sì, ricorderete che abbiamo fatto delle scelte forse discutibili, scambiando alcuni beni che avevamo con cose che in realtà saremmo potuti andare a recuperare tranquillamente in chiesa. Però sinceramente ho riflettuto e ho pensato che continuare a rubare in chiesa è forse uno dei motivi per cui i nostri sopravvissuti si stanno deprimendo sempre di più. Perché ogni volta che andiamo lì, per loro è rubare a innocenti e la loro depressione con questo ci cavalca. Quindi vediamo un po' se riusciamo ad evitare di farlo troppe volte e usiamolo come una specie di emergenza, di backup di emergenza. Facciamo parlare Zlata con Bruno, proviamo a farli interagire per vedere se il parlare li aiuta un po' a combattere questa diavolo di depressione. E alla fine proveremo anche a farli ubriacare, non ho alternative. Sergei parla con Zlata, dormono male, sono affamati. Bruno, lo so che stai soffrendo, dice Kveta a Bruno. Farei qualsiasi cosa per aiutarti. Questi dialoghi. Grazie, peccato che tu non possa. Va bene, beh, finisce lì la discussione. Perfetto. Grandioso, grandioso, sta andando tutto a rotoli, ma va bene così. Allora, Sergei, facci un po' d'acqua, vatte che sei il più produttivo del gruppo. Allora, poi, leggermente malata, molto stanca, ha fame e triste, depressa e stanco, depressa, molto stanca. Allora, molto stanca. Ha molta fame, intanto va a letto e si riposa. Poi Bruno ha fame, è depresso ed è stanco, è solo stanco. C'era qualcun altro che era molto stanco, esatto. Kveta, vai a letto e dormi. Vai a letto e dormi. Quando vi sveglierete troverete l'autopasto che vi aspetta perché Bruno nel frattempo vi preparerà una cena luculliana. Bruno, sei depresso? Vediamo se te sai suonarla, sta benedetta chitarra. Vediamo cosa ci fai sentire, Bruno, sentiamo. No. No, direi di no. Bruno, è meglio se non la suona la chitarra. Sergei, te gioca? Fai quello che fanno i bambini e lo sai fare bene. Dove stai andando? Sul tuo tavolo preferito, certo, è il suo posto preferito questo. Va benissimo. No, vai a giocare. Odio che la scuola sia chiusa. Non vedo più i miei amici. Più un bambino che vuole andare a scuola. Questo è un segno di depressione, un chiaro segno di depressione. Bravo, disegna, bravo, bravo, bravo. No, Bruno, ti si può sentire, guarda, ti si può veramente sentire. Vai a cucinare, per favore, è l'unica cosa che sei in grado di fare. Io ho dei libri. Sì, ho dei libri. Sì, a questi costruisco una poltrona. O una sedia. Vediamo un attimo. No, 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 porta rinforzata, subito, 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 subito. Subito, subito. No! No, 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 che ca...
Ah no, perfetto, va bene. Temevo di aver assegnato il compito a Kveta, no, invece è Bruno che si mette al lavoro. Vediamo se in questo modo riusciamo a... C'è anche un sistema d'allarme, dice. Non l'ho mai costruita, è la prima volta che provo a costruire la porta rinforzata. Questo però ha consumato completamente la nostra scorta di materiali. Quanto è brutta, porco cane. Porca miseria, che schifo. Cioè, tutta sta... Vabbè, vabbè. Non commentiamo, non commentiamo, non commentiamo. Dai, un po' d'acqua su. Allora, sono quasi le 5. A questo punto farei mangiare le mie belle addormentate. Prima Kveta che si fa una bella scorpacciata e poi va a parlare con Sergei. La cosa positiva è che almeno Kveta non è triste. Lei è depressa. Guarda, corri, perché assolutamente corri. Ok, non ci riesco, ci rinuncio. A fare cosa? Dai, dai, non ti lamentare. Vai a suonare per lì, per i pochi minuti che restano. Beh, decisamente meglio rispetto a Bruno. Bruno, senti, beviti un po' d'alcol, guarda, ubriacati. Ubriacati. E vediamo se così combattiamo la depressione. Non so veramente più. Non c'è niente di meglio che tornare di buon umore. È ubriaco, perfetto, ottimo, ottimo, va bene così. Ubriaco, perfetto. Dormi a letto e non rompere le palle. Allora, Zlata rovista. Kveta. Allora, abbiamo rinforzato la porta. Proviamo a farli dormire. Proviamo a farli dormire. Zlata, dove mandiamo Zlata? Vediamo un attimo quant'è che non vado nei posti. Da quant'è che non vado nei posti? Casa Fantasma non ci vado da 31 giorni, però l'ho esplorata al 70%. Villa Distrutta non ci vado da 7 giorni, l'ho esplorata al 61%. Casa Vi Familiare non ci vado da 15 giorni, l'ho esplorata al 27%. Piccolo Caseggiato non ci vado da 18 giorni. E l'ho esplorato al 17%. L'aeroporto l'ho esplorato al 25%. La chiesa 2 giorni fa l'ho esplorata al 56%. Il porto l'ho esplorato al 40%, ma sono 24 giorni che non ci vado. La scuola bombardata sono 29 giorni che non ci vado e l'ho esplorata al 71%. Il cantiere edile non ci vado da 3 giorni e l'ho esplorata all'86%, quindi l'abbiamo quasi completamente finito di esplorare. L'agenzia di viaggi sono 23 giorni che non ci vado e l'ho esplorata al 19%. L'avamposto militare non ci vado da 11 giorni, l'ho esplorata al 4%, ma o ammazzo tutti i militari o non lo esploriamo più di così. Il magazzino l'ho esplorato all'11% e sono 8 giorni che non ci andiamo. Ah, la città vecchia non ci siamo mai andati. E la piazza centrale, un giorno che non ci andiamo, l'abbiamo esplorata al 9%. Allora, qui c'è un gruppo di banditi nel magazzino, quindi dobbiamo stare non attenti di più. Però c'è una montagna di cibo, mucchio di medicine, montagne di armi, montagne di parti e pericolo. Siccome ci sono stato 8 giorni fa, ma io vi giuro, non mi ricordo assolutamente di che cosa si tratta, non mi ricordo assolutamente
Anche l'agenzia di viaggi, sinceramente, non me la ricordo. Ah, no, sì. Ok, dove si scambia? C'è la possibilità di scambio. Questa, bene o male, me la ricordo. Altri posti esplorati poco è la casa più familiare, però mi sembra sia il posto dove c'era quel tizio al fucile sul terrazzo. Sul terrazzo col fucile. Col fucile al terrazzo. Ok, ci siamo capiti comunque. Sto passando un'intera giornata a decidere dove andare e non ho ancora deciso. Proviamo a tornare al magazzino. Proviamo a tornare al magazzino. E però ci andiamo armati perché sì. Ci andiamo assolutamente armati. E anche col piede di porco, va. Proviamo. Devo stare attento, devo stare attento, devo stare attentissimo. Già il fatto che ci sia un carro armato in cortile. Allora, vediamo un po'. Ho vaghi ricordi. Ho vaghi ricordi. Sì, c'era un sacco di gente qui, porca miseria, me la ricordo ora. C'era veramente una marea di gente. Sì. Senti. Sono tantissimi. Non so se... Non lo so. Non so se rischiare o meno. Sono uno, due. Sono tanti. Ok, se ne sta andando. Sta salendo. Ok, qua. Sto rischiando, ma non un po', tanto. Cazzo, per niente poi. Vorrei aprire questa porta, ma veramente li attiro. Cazzo. C'è qualcuno. Ok, è un casino. Cazzo. No, no. Per di più, qualcuno ha cercato di derubarci. Erano estremamente aggressivi e molto ben armati, ma ci hanno feriti appena. Per fortuna eravamo tutti armati. Kveta e Sergei hanno subito ferite e gli aggressori hanno preso alcune cose. Dobbiamo mettere di guardia più gente. Zlata è stata uccisa mentre cercava provviste. Sergei è stato ferito leggermente. Medikina.
Mi richiamo Sergei. Grossa come una casa. Zalatan in realtà non è rientrata la scorsa notte. Vorrei piangere, ma non mi sono più rimaste lacrime da versare. Il mio povero Sergei mi spezza il cuore quando piange. La guerra è particolarmente dura da affrontare per i bambini. Accidenti, è così difficile fare provviste e loro si sono presi il poco che avevamo. Non ci siamo. Non ci siamo. Non ritornerà mai più. Ho fatto una cazzata. Che cosa è successo a quel bambino? Non lo so, vabbè, forse l'ho visto solo io. Sergei, basta con questo broncio, disse il depresso. Non ho il broncio. Sembri un musone. Ottimo modo per tirare su un bambino. Sergei, la sai suonare la chitarra te? Non lo so. Affranto. Oddio. Oh Signore Santissimo. Come ha potuto sparire e lasciarci soli? Non è colpa sua, è colpa mia. Prenditela con me. Bruno, lo so che stai soffrendo. Sinceramente neanch'io sono una Pasqua, eh. Farei qualsiasi cosa per aiutarti. Grazie, peccato che tu non possa. Ora è triste anche Gveta. Questi arrivano al suicidio di massa, vi avviso. E io mi suicido con loro. Oh Signore, sono talmente sconvolto che non so neanche che cosa fare. Poi questo bambino continua a piangere. C'ho il pianto di un bambino negli orecchi, non vi immaginate che diavolo di situazione. Hanno ucciso Xlata, ci uccideranno tutti quanti. Sì, probabilmente riuscirò a farvi morire tutti. Non dubitate, ce la farò. Oddio santo, non mi importa di aver perso il fucile, non mi importa di aver perso il piede di porco, non... ma veramente ne faccio una storta dietro l'altra. Non... Oddio, Sergei, prova a giocare, non gioca neanche, è devastato. Fate stare zitto questo bambino, vi prego. Inizia a fare freddo. Come inizia a fare freddo? Di nuovo? Non posso farcela. Davvero, non posso veramente farcela. Bruno, bevi, guarda. Non riesco a superare la sua morte. Adesso a chi toccherà? E vai a letto. No, ma non ha bevuto. Ha bevuto? Non so se ha bevuto. Affoghi i dispiaceri nell'alcol. Almeno tu che puoi. Bravo. Sborni. Sì. Oh, perfetto. Ne avevo bisogno. Vai a dormire, vai. Non è più depresso? Signori! È solo ubriaco marcio. Ma non è più depresso? Gveta, bevi! Oddio santo!
Sergei, bevi! Sto ridendo perché tutti ubriachi marci, ma sì, ma chi se ne frega? Oh, santi di... Bruno, dormi! Ci stavo pensando, ma non so bene cosa pensare. Dorme. Va bene così, guarda. Sergei, ho finito l'alcol, se no provo a far bere pure te. Sergei, Sergei, gioca! Basta. Questo che fa? Sergei, parla! Puoi parlare? Siamo invincibili, ve lo dico io, dobbiamo solo preoccuparci meno. Sì, vai a parlare con Bruno, corri a parlare da Sergei. È ubriaco. Su, parlate, 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 vi prego, parlate. No. Io non arrivo, no, non supero non supero la giornata, vi assicuro. Però almeno Bruno non è più depresso. Oddio. Allora, io sinceramente non so. Non so cosa fare stanotte. Però sinceramente io li farei dormire tutti. Li ho fatti ubriacare. Bruno non è più depresso, perché l'ho fatto ubriacare probabilmente. E anche Gveta, guarda, non è più triste. E a costo di rischiare, perché ormai stiamo rischiando, cioè io da quando abbiamo perso Zlata, scusate. Abbiamo perso Zlata e forse sto peggio di Sergei adesso io. E a costo di rischiare non li faccio uscire stanotte, probabilmente avremo dei problemi seri perché non avremo materiali, non avremo cibo, torneranno e ci faranno un mazzo tanto, però adesso hanno bisogno di dormire tutti e provare a ripartire dalla prossima volta. Quindi li facciamo rimanere e la prossima volta vediamo che cosa riusciamo a combinare. È dura. E inizia a essere dura anche psicologicamente, sinceramente, perché comunque questo gioco ha la facoltà di farti affezionare a queste persone, anche se non esistono. E anche se sono disgraziate, anche se sai che sono delle pedine nelle tue mani, alla fine ti affezioni. E ti fai una serie di strategie mentali in cui ogni pedina è importante. E poi succede la cazzata e ne perdi una e ti si sbriciola tutto il progetto che avevi in testa e soprattutto è una botta psicologica. E in questo gioco è fantastico, nel riuscire a dare questi pugni nello stomaco, perché è questo che vuole fare. Questo che vuole fare e lo fa benissimo. E in questo non ho difficoltà a dire questo gioco è un'opera d'arte. Da pugno nello stomaco, ma è un'opera d'arte. Se riusciremo a finire questa serie con la sopravvivenza di qualcuno, probabilmente sarà un grandissimo successo. E per riuscire a farlo, vi prego, mettete tanti mi piace. Sono arrivato a questo punto, sono terribile. Va bene. Supportate. Supportate l'avventura con un mi piace. Signori, vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata, vi ringrazio per aver sopportato i miei disastri.
Vi do appuntamento alla prossima parte di questa disastrosa avventura e niente. Alla prossima. Ciao.